Ciao, sono Lorenzo Cocchi, ho 19 anni e sono sindaco per ben 2 minuti. Io invece sono Nicola Marrone, ho 19 anni anch'io e sono il vice sindaco di questo favoloso sindaco. È il mio braccio destro. Salve, sono Antonio Moriello, ho 18 anni e sono sindaco di Bologna per 2 minuti. Siamo sindaci di Bologna per 2 minuti, grazie mille. Ciao ragazzi, sono il vostro sindaco e sto lavorando per voi come potete vedere. Questo è un paese ingiustissimo e che per questo la mia città sarà una città giustissima. Io volevo parlare che i giovani sono poco interessati alla politica italiana. Dopo la recente campagna elettorale che mi ha visto vincitore con una larga maggioranza, ho deciso io e il mio partito SML di proporre i seguenti punti. Primo, meno tasse per tutti. Sono stato eletto perché ho promesso delle cose molto importanti a tutti i ragazzi, i giovani che credono in me. Salve, sono Alessio Baglioni, sindaco di Bologna. E per la mia campagna elettorale avevo promesso appunto di estendere la ZTL e di diminuire il traffico e lo smog nel centro di Bologna. E questo sarà fatto, miglioreremo i servizi pubblici, vorremmo che la gente vada molto più spesso in bicicletta e a piedi. Buonasera a tutti. Avrei pensato che per un miglioramento della nostra società bisognerebbe innanzitutto basarci sui servizi pubblici, sul miglioramento dei servizi pubblici, dei mezzi di trasporto. Potenzierei maggiormente i treni, soprattutto dall'Interland di Bologna. Non bisogna tagliare la linea degli autobus, i treni che non arrivano più, bisogna che il comune intervenga. Io che arrivo da fuori Bologna a volte la mattina non arrivo più. Non ci sono i treni. Inoltre per la sera delle navette serali per varie discoteche. Per quanto riguarda il discorso sulla TC, di avere soltanto un'entrata su ispirazione del modello inglese, un'entrata all'interno degli autobus e il pagamento del biglietto all'ingresso, così che riuscissimo ad evitare che molte persone non paghino il biglietto, ci sarebbero dei maggiori ricavi da parte della TC. E questi ricavi potrebbero anche essere ottenuti per migliorare il servizio. Ho la soluzione. Tutti, prima di salire su questo autobus, devono pagare un biglietto entrando soltanto da un'entrata e un controllore o comunque l'autista, come ad esempio a Valencia in Spagna, fa il biglietto a questi passeggeri nel momento in cui entrano dentro sul mezzo. Vorrei parlare per prima cosa del problema che c'è in questo periodo della neve, che non siamo riusciti a fare in modo che le persone andassero al lavoro o a scuola. Cercherò di migliorare la situazione. Se per esempio uno gira in continuazione senza trovare mai parcheggio, si innervosisce e non trova mai un posto adatto dove mettersi. Invece di sopprimere i treni, sopprimiamo la disoccupazione, quindi più posti di lavoro per tutti. In questi giorni si è parlato molto con la crisi economica, di posto fisso, di problemi per i giovani. Per poter fornire vari posti di lavoro anche a chi al momento non ne ha. E questo è un problema che mi colpisce molto, in quanto persino persone a me care, ma non solo, hanno al momento problemi di disponibilità lavorativa ed economica. Allora, sono Marco Greco e sono disoccupato, vabbè. Qua ormai siamo tutti così. Con la crisi di economia per molti studenti è molto difficile per cercare un lavoro, quindi voglio aggiungere i posti di lavoro per aiutare gli studenti. Per spingere le aziende locali ad assumere tirocinanti o a fare stage, insomma, agli studenti più meritevoli. Innanzitutto non viene data nessun tipo di possibilità a loro, tranne che lavorare gratis o lavorare in ambiti di cui non hanno studiato. Tenderò a incentivare l'attività territoriale nel settore agrario e affinché le persone possano trovare lavoro anche quelli senza laurea o con minore possibilità. Per i giovani vorrei che andassero a lavorare. In questo periodo che è venuto a nevicare, mentre le scuole erano chiuse, i giovani insomma potevano venire a spalare la neve in centro e ovviamente con un piccolo contributo. Io darei posto a chi se lo merita e a chi ha le capacità. Una proposta ad esempio potrebbe essere quella di garantire ai tirocinanti e agli stagisti, che molto spesso vengono sfruttati per mancanza di diritti,
quello di poter avere ad esempio una remunerazione base o comunque avere dei diritti anche nel momento in cui venga licenziato. Qui ho di fianco una stagista che ho appena preso, ovviamente gratis perché non c'è nessun'altra possibilità per lei, e questo sarà il suo futuro, perché adesso avrà 2 anni qui gratis, finito i quali la manderò via e avrò una nuova stagista. Gratis ovviamente. Questa è la nostra situazione. Riguardo all'economia, purtroppo il sistema non ha rispetto nei nostri confronti. È votato al nostro danno, è stato creato per il lucro e quindi per questo motivo bisogna in un modo o nell'altro che la gente sappia, conosca, e in quanto sindaco mi impegnerò nella direzione, in questa direzione. Questa situazione economica secondo me è dovuta da una malgestione in passato. Ehi, basta con le auto blu, il blu è un colore vecchio e datato, faremo decidere a voi il colore delle nostre auto. In controtendenza con il nostro governo tecnico, questo, diciamo, consiglio comunale deve avere tanti soldi. Proporrei anche una migliore gestione del denaro pubblico, che potrebbe aiutare i giovani, magari aumentando anche la ricerca e i soldi destinati allo studio. E poi niente, di combattere di più l'evasione fiscale, buona lì. Vengo da 5 anni di superiore dove vado a scuola per essere valutato e basta. Agli occhi dei professori mi sembra di essere soltanto un voto, un numero. E mi piacerebbe avere un aspetto più profondo, più umano nei confronti dei miei compagni e dei professori. La maggior parte delle lezioni sono sempre teoriche, dovrebbero essere a livello più pratico. Magari spingere i giovani a espandersi, a pensare al di là della scatola, fuori dal open up the box, come si direbbe in inglese. E è necessario che le università, tutte le università, soprattutto quelle letterarie, quelle umanistiche, si applicano di più nell'ambito dei lavori, delle opere, della concretezza, perché i ragazzi escono dall'università e dicono: e adesso cosa ho fatto? Cosa faccio con quello che ho studiato? Il mio obiettivo sarà quello di migliorare innanzitutto questa bellissima iniziativa che si tiene qua alle fiere di Bologna, in quanto è molto importante l'università bolognese. E ovviamente spingerli anche ad andare all'estero. Un'altra cosa importante per le scuole sono gli scambi internazionali, che non sono molto sponsorizzati. Si sta sempre più aprendo all'estero e quindi è necessario che i giovani siano formati per l'estero. È necessario che ci siano dei corsi di lingua che inizino molto più approfonditi e molto più studiati, che inizino già elementari. Come sindaci di Bologna vogliamo aumentare le borse di studio per gli stranieri e anche fare pagare meno tassi agli studenti. Anche vogliamo migliorare la qualità di educazione anche università bolognese. E le scuole più sicure? Perché sono delle scuole che sono ridotte veramente male. All'estremo. Tutti può non piacere andare a scuola e su questo siamo d'accordo, però è ovvio che una scuola messa bene può piacere un minimo di più. È fare nuovi alloggi per gli studenti che vengono da fuori, in quanto Bologna è una città culturalmente molto sviluppata, molti anche dalle province, come per esempio me che vengo da Carpi o anche Parma e città fuori, vengono qua per studiare. Saranno allestiti anche degli appartamenti, possiamo dire, finanziati dal Comune di Bologna, proprio per facilitare i giovani che vengono dall'estero. Si costruisce molto, anche se le case poi rimangono invendute, quindi si cementifica molto la zona, anche senza motivo. Salve, in qualità di sindaco di Bologna io punterei sulle energie rinnovabili per tutti i luoghi pubblici, rendendoli autosufficienti dal punto di vista energetico. Perché c'è il sole? Perché c'è l'acqua? Perché utilizziamolo in modo costruttivo. Incrementare l'ecologia, l'ambiente, perché dobbiamo aiutare il nostro mondo. Quindi facessero del riciclaggio, la raccolta differenziata, quelle piccole cose che aiuterebbero a migliorare. Quindi introdurre i bisogni della raccolta differenziata, che non sono presenti nel centro ma più che altro negli altri quartieri. Oggi vorrei
rappresento i giovani, vorrei dire che loro vogliono un Bologna un po' più pulito. E anche se si passa semplicemente, se si passeggia per il centro di Bologna, insomma, le condizioni non sono delle migliori. Più zone sono pedonali e più pulizia delle strade. E soprattutto parchi giochi senza siringhe, per il semplice fatto che non sono dei giochi le siringhe. Il mio primo sforzo sarebbe quello di incentivare lo sport per i giovani, risorsa molto importante, soprattutto qui a Bologna che abbiamo un settore a livello di pallacanestro molto importante come Virtus e Fortitudo. Vorrei che Bologna finanziasse di più lo sport come si fa in America. Incentivare la frequenza dei giovani e anche degli anziani, delle famiglie soprattutto, sia ad andare allo stadio a vedere Bologna che ad andare a vedere la Virtus e la Fortitudo e i loro rispettivi palazzetti. Innanzitutto punterei a incentivare quella che è l'attività sportiva con più impianti. Io per cambiare Bologna vorrei aggiungere una pista di go-kart, ice kart. Vorrei aumentare per esempio i campi da calcio all'interno della provincia di Bologna. Questi stadi, i soldi se li avete presidenti, usateli per favore, basta con i giocatori che sono già troppo pagati, fate anche divertire gli spettatori, grazie. Credo che sia importante uno spazio per i giovani, più di uno spazio, quindi spazio, ma uno spazio ben utilizzato. Uno spazio che non sia calato dall'alto, quindi esistono già centri, circoli ricreativi, ma spesso sono su iniziativa di adulti, che ragionano da adulti. Che si mettessero appunto un piano con le associazioni di volontariato per creare uno stimolo alla gente appunto a fare del volontariato o a uscire un po' dalle nicchie di casa. Voglio aumentare le attività artistiche, magari voglio musei più aperti e biglietti meno costosi. Il teatro dovrà essere una realtà bella e accessibile a tutti perché i giovani dovranno imparare dal teatro. Attività di sostenimento all'arte moderna, arte contemporanea, come i murales, che sono purtroppo criticati da molti. Io in particolare svilupperei il settore musicale. Una gioventù informata che è l'essenziale, deve essere il centro propulsore di una città universitaria come Bologna. Creare anche portali virtuali in cui fatti apposta per i giovani che possono trovarsi a loro agio e quindi cercare in questi portali fonti che siano accessibili ma in modo semplice e intuitivo. Ed infine renderei libero in tutta la città il wireless. Penserei a una connessione internet gratis per tutti, così che chiunque abbia modo di collegarsi alla rete e stare informato. Dei luoghi dove possono magari parlare, raccontare le loro esperienze. Molti anziani hanno bisogno anche di avere un contatto con noi giovani perché sono due realtà molto diverse. Una Bologna nuova, una Bologna allo stesso tempo e una Bologna vecchia che però in questo suo essere vecchio ha un sacco di modernità. Cioè svecchiamo questo paese, siamo addormentati, siamo troppo vecchi, dobbiamo darci una mossa. Incentiviamo la ricerca dello studio dei videogiochi, dei fumetti. Noi vogliamo più portici, più portici, più portici, non ce ne sono mai abbastanza di portici. Una Bologna che ha un sacco di segreti, un sacco di cose da scoprire ancora, i colli, il centro, gli edifici ancora da conoscere. Costruire una specie di torre di vedetta all'interno di Bologna per poter ammirare tutti i luoghi della nostra bella città. Organizzeremo una festa a Palazzo Renzo con DJ, ospiti internazionali e andrà avanti per tutta la notte. Ah, e più parchi divertimento. Ecco. Vorremmo un parco divertimento perché c'è grande, enorme, riconosciuto da tutto il mondo per essere il più grande di tutti. Vi dico solo questo perché il resto sarà una sorpresa. Virginio, tre consigli. Il primo, autobus gratis a tutti gli studenti universitari. Il secondo, il recupero degli spazi come caserme, il Staveco per le associazioni studentesche, per tutte le associazioni culturali. Il terzo,
il forum dei giovani, il forum degli studenti universitari e un consigliere comunale che proviene dagli studenti universitari. Grazie. Auguro a ciascuno di voi di poter diventare sindaco di Bologna. Questa è una città dove si sceglie di diventare bolognesi. Quindi la mia proposta è che pensiate da subito a come diventare sindaco di questa bella città. Ma Bologna è proprio una bella città. Io da Bologna non andrei mai via. Ciao al sindaco, ciao a tutti.